Noi cosa appunto sta facendo la pallavolo a proposito del coronavirus, dagli ultimi aggiornamenti? Buonasera a tutti innanzitutto e grazie di avermi contattato. Noi cerchiamo ovviamente di attenerci a quelle che sono le disposizioni del governo e delle regioni. Chiaro che chiediamo unità di comportamenti, questa difformità non aiuta, la regione Marche per intenderci ha deciso poche ore fa di chiudere gli impianti fino al 4 di marzo, quindi contrariamente a quello che ha appena dichiarato abbiamo sentito il ministro Spadafora. E quindi siamo un po' come dire, nelle mani del destino, noi stiamo cercando di programmare, ma è oggettivamente molto molto complicato. E sul coronavirus e la pallavolo coinvolgerei anche il collega da Milano, Maurizio Colantoni, con i suoi ospiti. Allora, intanto vi presento i miei ospiti, sono Santi Orduna alla mia sinistra, regista della Vero Volley di Monza, e Andrea Lucchetta, ovviamente commentatore Rai da più di oltre 10 anni. Beh, il momento, come avete sentito, è complicatissimo per il mondo, per l'Italia. Io vorrei proprio tornare proprio a Massimo Righi, perché da lui, chiaramente da lui, dalla Lega, in accordo, come avete sentito, con la Federazione, con l'altra Lega, la Lega Femminile, c'è questa sospensione fino al primo marzo, ma insomma è un comunicato ufficiale un po' per tutti, per parlare non tanto di quelle che sono i problemi legati al coronavirus, a questo virus che c'è adesso, insomma, che si sta cercando in qualche modo di trovare una soluzione, a quelli che sono invece le possibilità legate al campionato, il famoso piano B o il piano C, come diceva Massimo Righi nei giorni scorsi, perché effettivamente con i tempi sempre più corti, con le squadre che giocano tanto anche a livello internazionale, una soluzione mi sembra di dire che potrebbe essere, come Massimo Righi dovrebbe aver già detto, giocare a porte chiuse, come sta facendo anche il calcio. Massimo, che ci dici? Guarda, noi innanzitutto vogliamo dare un segnale molto distensivo e molto sereno. Giocheremo a pallavolo, cercheremo di fare il massimo. La pallavolo, come tutto lo sport, andrà avanti. Lo sport è importantissimo in questo paese e pertanto vogliamo dare segnali, come dire, di tranquillità per tutti e di non farci sicuramente prendere dal panico in questo caso. Abbiamo il piano B, abbiamo il piano C, abbiamo il piano D, di piani ne abbiamo tantissimi. Io sono ancora in ufficio, se volete vi faccio vedere tutti i piani che stiamo preparando, ne abbiamo finché ne volete, dipende. però è chiaro che fin tanto che non arrivano indicazioni precise da parte delle autorità, facciamo fatica. Noi adesso Massimo, per prima che concludi questo discorso, ci potrebbe essere anche quindi l'eventualità di modificare il playoff, di ridurre il playoff, non ti dico di fare la finale secca come il V-Day qualche anno fa, però insomma adesso uno pensa a tutto, chiaramente, no? Noi abbiamo pensato a tutto, è chiaro che la cosa più importante in assoluto è tutelare la regular season, perché abbiamo squadre che lottano per raggiungere posizioni di prestigio ovviamente in testa alla classifica, ma anche quelle che lottano per non retrocedere, quindi l'obiettivo principale è sicuramente la tutela della regular season. Dopo, evidentemente, se saremo costretti, agiremo anche sui playoff, abbiamo anche qui tante alternative, è inutile adesso sviscerarle tutte, vi assicuro che comunque la pallavolo andrà avanti, siamo sereni, siamo tranquilli, siamo forti, non abbiamo paura di questo virus, tutto nel rispetto evidentemente della salute di tutti i nostri atleti, degli allenatori, dei dirigenti, anche del pubblico che eventualmente potrà o non potrà assistere alle partite. Massimo, una domanda veloce, scusami, sono Lucky. E sono state garantite gli orari e le palestre agli atleti? Si allenano regolarmente? O ci sono anche problemi nelle frequentazioni durante gli allenamenti nei nostri siti? Noi abbiamo chiamato tutte le nostre società e al momento tutte hanno la disponibilità di potersi allenare a parte una. Quindi abbiamo 48 società, noi in realtà, iscritte alla Lega Pallavolo Serie A, tra Superlega Serie 2 e Serie 3. In questo momento quindi la situazione è fluida, nel senso che tutte si possono allenare, tutte quante a porte chiuse, nel senso che agli allenamenti partecipano solo gli atleti, con tipologie e modalità diverse da regione a regione, anche da provincia a provincia, però abbiamo detto a tutti tenetevi pronti, perché da un momento all'altro si potrebbe ripartire. Quindi, come al solito, grande responsabilità da parte di tutto il nostro movimento, nessuno solleva problematiche, sono tutti pronti, nessuno si lamenta, ed è la bellezza del nostro sport. Abbiamo persone responsabili, come vorrei sottolineare, perdonatemi se mi dilungo un attimo, il pubblico della recentissima Final Four, perché è vero che abbiamo giocato in una situazione che era potenzialmente di rischio, però abbiamo anche ricevuto telefonate da parte dei tifosi che hanno detto io ho un po' di raffreddore, preferisco non venire. Ecco, questo senso di responsabilità
è una cosa bellissima. Noi abbiamo forse incassato un po' una cambiale nei confronti del nostro pubblico, che diciamo sempre che è un pubblico bello, meraviglioso, non violento, fatto di famiglie, e in questo caso è andata una grandissima dimostrazione di maturità, perché chi aveva qualche piccolo, piccolissimo problema ha preferito rimanere a casa, informandosi peraltro. Quindi siamo pronti a tutto, grazie a queste meravigliose persone. Anche grazie, l'autorità comunque. Grazie, e intanto a proposito dell'utilizzo delle palestre, sentiamo cosa ha detto proprio il ministro Spadafora su questo punto. Io ho ritenuto di non dover ampliare questo provvedimento a tutto il resto del paese, però diciamo rispetto alla prima ordinanza che riguardava soltanto Piemonte e Lombardia, Lombardia e Veneto, oggi le regioni comunque oggetto di questi provvedimenti sono Lombardia, Veneto, ma anche Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Emilia Romagna. Sì. Quindi sono sei regioni. Fino a domenica. Volevo dirvi una cosa perché me l'hanno chiesto anche i giornalisti prima entrando. Mi è stato detto che rappresenta, lo hanno rappresentato anche due presidenti di regione nella riunione che abbiamo avuto poco fa in Protezione Civile, che rappresenta soprattutto per alcune federazioni, e quindi a cascata alcune leghe, alcune società, un problema diciamo molto grave il fatto di disputare, per loro grave ovviamente, di disputare a porte chiuse. Noi non abbiamo disposto di disputare a porte chiuse, noi abbiamo solo disposto il divieto fino a domenica e la possibilità da qui a domenica, la possibilità di disputare a porte chiuse. Se nell'ambito dei calendari di ciascuna competizione, oltretutto diciamo siamo fermi una settimana, e se i dati, come io mi auguro, non ci danno indicazioni diverse, potrebbe anche darsi che da lunedì si possa comunque diciamo non prorogare questo divieto. Chiaramente oggi non sono in grado di dirlo, oggi è martedì, dovremo vedere l'evoluzione dei prossimi giorni. Quindi voglio dire, è errato ritenere che noi abbiamo imposto, d'altra parte non credo neanche che potessimo farlo, sì, forse sì con un'ordinanza di pubblica sicurezza, ma comunque non lo abbiamo fatto. Quindi non c'è un'imposizione a giocare a porte chiuse, anzi è stata una richiesta che veniva da diverse federazioni come alternativa al fatto di annullare completamente o avere difficoltà a ricalendarizzare. E io volevo chiedere, in collegamento da Milano c'è Santiago Orduna, buonasera Santiago, volevo chiedere, lei che vive a Monza e che sta appunto a pochi passi da uno dei due focolai del coronavirus, come sta vivendo questo momento diciamo uomo di sport e da cittadino comune? Innanzitutto buonasera a tutti, diciamo che la stiamo cercando di vivere con calma come deve essere, diciamo che è una situazione molto delicata, ho avuto anch'io la fortuna di essere a Bologna alla Coppa Italia, a vivere il pubblico che c'è stato, 9.000-10.000 persone, è stata una finale spettacolare, però la situazione qua in Lombardia, a Monza più tranquilla, secondo me anche a Milano, cioè credo che la gente non si deve lasciare prendere dall'ansia della situazione, dei supermercati, tutto quanto. È vero che anch'io sono andato a fare spesso, ho preso un po' più di robe, di pasta, un po' di chili, un po' di proteine per riempire almeno per due settimane, non si sa mai cosa può succedere, però noi abbiamo ripreso gli allenamenti oggi, dopo il weekend della Coppa, e stiamo cercando di fare una vita normale. Pensate che insomma domenica si doveva giocare Monza, Civitanova, dovete ospitare la squadra che ha vinto la Coppa Italia, la squadra che ha vinto tutto, e invece? Invece vi allenerete basta. No, ci alleneremo, continueremo a starci con la testa, con gli allenamenti, a preparare per quando riprenda il campionato poter continuare a essere in forma e a portare i punti che ci servono per andare ai playoff. A voi. Stefano Michelini, dopo vengo da lei perché parleremo anche della situazione del basket e del coronavirus, ma prima voglio presentarvi questo intervento, questo contributo che appunto ha dato oggi pomeriggio Maurizio Casasco, il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana. Io intervengo come presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, che non solo è una federazione del CONI, ma è anche l'unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute. Allora, la notizia importante è che dobbiamo essere pronti, perché se ci siamo illusi che dalla Cina si fermasse l'epidemia o se pensiamo che sia ridotta al discorso di qualche regione del nord, vuol dire che non ci prepariamo sufficientemente. L'epidemia corre e fra 7-10 giorni
sicuramente 15 giorni sarà aumentata e comprenderà tutta l'Italia. Questa è la notizia, potrebbe essere quella negativa. Questa arriva anche dai consulenti che, le dicevo, abbiamo messo a disposizione. Sicuramente l'epidemia arriverà in Italia. Ma altrettanto la notizia positiva invece è che questa influenza virale è poco mortale, e questo dobbiamo prenderne atto, quindi bisogna immediatamente fermare la psicosi e l'allarmismo e alzare l'allerta sicuramente, ma fermare in Italia la psicosi a tutti i livelli, io credo. Quindi il problema non è abbassare l'allarmismo, ma creare delle situazioni di igiene, di buone prassi, di intervento su quelle che sono lo sport. E in questo senso io credo che sia fondamentale a dare, e i medici federali oggi sono tutti concordi con noi, dare innanzitutto un'unica linea di comando stretta che parte dal suo ministero, del Ministero dello Sport, insieme al Ministero della Salute, al CONI, e noi siamo a disposizione come medici e società scientifica dello sport, con tutti i medici federali e i medici sociali e quasi 5.000 medici sul territorio. Dottor Battistella, a proposito di questo intervento e anche il comportamento, lei da medico delle emergenze cosa vuole aggiungere a questo contributo? Beh, assolutamente le parole del professor Casasco sono sacrosante. In questo momento stiamo assistendo a una diffusione di questo virus che, come appunto diceva il professore, ha un'alta virulenza ma comunque, per quello che sappiamo, una bassa mortalità. E quindi è inevitabile che nei prossimi giorni, la prossima settimana, ci possa essere un aumento e possano verificarsi altri casi anche in altre zone d'Italia. Il comportamento però che appunto suggeriva è quello appunto della cautela, quello dell'intervento dei medici dello sport, della medicina dello sport, a supporto del ministro dello sport Spadafora, è una, diciamo, un'unione fondamentale proprio per intervenire facendo soprattutto cultura giusta nell'ambiente dello sport, e quindi quelli che sono in qualche modo i decaloghi che sono stati consigliati sia dal Ministro dello Sport che anche dalla Federazione Medico Sportiva. E quindi io penso che diciamo, seguendo questa strada, già la prossima settimana, come suggeriva oggi anche il Ministro Spadafora, si possa fare un po' il punto della situazione e probabilmente anche con queste misure cautelative, dove si sono verificati i casi, i focolai, anche in qualche modo la possibilità importantissima di limitare diciamo, le attività sportive con molto pubblico, ma dare la possibilità agli atleti di allenarsi, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo degli appuntamenti estremamente importanti che sono alle porte, è una strada importante da seguire. È proprio quello che diceva il professor Casasco, avere soprattutto una uniformità sul territorio per parlare un po' tutti la solita lingua, anche se poi ogni federazione, ogni attività sportiva ha delle peculiarità che giustamente devono essere considerate. Certo, e sentiamo a proposito il presidente della Federazione Italiana Basket, Giovanni Petrucci, che ha sollevato anche un problema internazionale a proposito dell'emergenza coronavirus. È vero quello che lei dice, che ci sono due o oggi cinque regioni. Altrettanto vero però che domenica, per esempio, nel basket c'è Virtus Roma che deve andare all'Armani Milano e non vanno i giocatori. Quindi questo è un problema che riguarda tutta Italia, perché se è vero che ci sono squadre siciliane che potrebbero giocare, poi se devono andare in quelle cinque regioni non vanno. Allora, e poi c'è un'altra cosa che ho notato oggi e che mi è stata... Noi abbiamo un campionato femminile, porto degli esempi perché sono esempi concreti che poi toccano il problema. Le squadre italiane che fanno le coppe, per esempio Famila, famosa azienda Schio, c'è una partita di coppa, la più importante coppa, in cui una squadra ungherese deve venire in Veneto. Il ministro degli esteri ungherese ha scritto al presidente del basket ungherese di non venire in Italia. Ecco, e allora il nostro ministro della salute potrebbe anche intervenire e far capire che noi che siamo degli appestati noi, cioè un problema che oggi riguarda il basket ma può riguardare anche delle partite di coppa. Noi dopo decideremo di sospendere il campionato, tutti e tre i campionati professionistici, dilettanti e femminili, proprio perché è vero, ma è anche recuperare le partite crea un problema, proprio perché le squadre, parlo di calcio, basket, hanno le coppe europee che durano 9 mesi. Per cui il problema si pone. Ecco,
Questo ha voluto portare una novità, probabilmente lei non lo sapeva, non so se già era stato informato, che il ministro degli esteri ungherese, una cosa molto grave secondo me, che si siano permessi di avere questo atteggiamento. Michelini, ex allenatore di basket, cosa succederà dal 1 marzo in poi? Appunto abbiamo sentito il presidente della federazione che diceva c'è un intenso calendario anche di coppe, di appuntamenti, di allenamenti. Sì, c'è questo problema evidente che è lo stesso degli amici del Pallavolo. Approfitto per salutare Andrea Lucchetta e Massimo Righi, vecchi amici che conoscono la problematica. Io direi sono due aspetti. Prima quello di vertice del professionismo, che deve tenere conto dei calendari, dell'esigenza della gente di star vicino ai propri campioni, e quello delle coppe. Perché purtroppo il bene più prezioso che in questo periodo stiamo perdendo è il tempo, e c'è poco tempo per giocare le coppe. E questo è un problema veramente grande, e forse bisogna rivedere l'aspetto dei playoff, anche se speriamo tutti che fra una settimana tutto torni al proprio posto. Seconda cosa, l'aspetto invece della base. Allora io, da vecchio sportivo romantico, mi auguro che questa sia un'opportunità per vedere i playground, i campi da pallavolo, i campi da pallacanestro, da calcio, da qualsiasi sport all'aperto, con i ragazzi che vadano ad allenarsi, a giocare, perché purtroppo molte delle scuole sono chiuse e gran parte delle palestre in cui si fa attività sportiva oggi in Italia sono palestre scolastiche. Grazie. E allora adesso chiudiamo la pagina relativa al coronavirus, entriamo nel vivo dello sport giocato, parliamo di pallavolo, di Coppa Italia, della festa, del trofeo, della Coppa consegnata proprio alla Civitanova, che ha vinto col Perugia domenica, e vediamo subito in questo servizio cosa è successo, e poi andiamo a Milano con il nostro Maurizio Colantoni e i suoi ospiti, che ci racconteranno ancora altre notizie. Sesto titolo per la Lube Civitanova. Io penso, e questa è la prima domanda che voglio fare a Santi Orduna, negli ultimi anni è stata una delle più belle Coppa Italia di livello europeo, se non mondiale, tra due squadre meravigliose, e la Lube ancora una volta, a dimostrazione di quello che è stato il percorso dalla fine dello scorso campionato, ha dimostrato ancora una volta di essere la più forte, no? Sì, come dici te, secondo io le ho viste tutte le Coppa Italia, le finali, e questa sicuramente degli ultimi anni è stata la più bella in quanto a emozioni, in quanto a pallavolo giocato, in quanto a qualità dei giocatori che hanno giocato. Si sono confrontati le due squadre più forti del campionato, come è stato dimostrato, è venuta una partita spettacolare con un pubblico impressionante, bellissimo. E, cioè, complimenti al vincitore e ai giocatori che hanno fatto una grande partita in tutte e due le parti. Poi parleremo chiaramente dell'MVP di questa partita, Osmani Vantorena, fantastico. Abbiamo un'intervista esclusiva, io chiedo ad Andrea e poi la riporto a Santi. La sfida tra i due palleggiatori, sono proprio al centro del mercato, perché Luciano Dicecco dicono che oramai è il prossimo palleggiatore di Civitanova. Bruno al 90% tornerà in Brasile, anche se c'è ancora l'opzione Perugia. Che partita è stata? Perché Perugia è sembrata un pelino meno forte, me l'aspettavo sicuramente più concreta rispetto a quello che si era visto in campionato, però non è stato così. La Lube ha tirato fuori i denti nel momento forse più difficile di questa stagione, no? Ha giocato come squadra, aspettando che Santi Orduna, da spettatore, diventi poi protagonista magari in futuro. Il protagonista vero è stato Simone Giannelli, che ha giocato una partita splendida. Non è un caso che Civitanova sia uscita con un 3-2 proprio di stretta misura. Ha cambiato tutto, ed è stata quella consapevolezza di giocare come squadra che ha dato l'opportunità poi di saper aspettare, di proiettare
orientarsi verso un gioco corale con Fefe De Giorgi, abilissimo a fare le mosse giuste nel momento giusto. Ha ritrovato Simon, forse da condividere proprio come miglior giocatore con Osmani Quantorena. Una squadra veramente fantastica. Una squadra fantastica. Io chiedo invece a Santi, perché nella semifinale un po' la delusione è stata Modena, perché Modena era arrivata molto bene, arrivava proprio dalla vittoria con Trento, caricata con un grande Gianni che ha ricreato il gruppo. Invece è stata una finale, insomma, forse un po' deludente per i gialli. Tu ci hai giocato dentro la Supercoppa, allora, loro, no? Sì, ma Modena, ovviamente, si perde una semifinale, è tutto deludente. Ovviamente giochi a Modena, giochi a Perugia, giochi a Civitanova, sei obbligato a arrivare in finale e a vincere la finale, è quello che ci vuole. Di Modena ti posso dire che ha affrontato a Perugia con due giocatori che hanno giocato un livello altissimo, sia Tanasevic che Leone. Ha giocato la semifinale una partita pazzesca oltre a Lucio, e credo che quella è stata la differenza, che Modena non è riuscita a giocare da Modena contro due giocatori che hanno fatto la differenza. Leon ha fatto una grande partita, ma a volte può sembrare, ma io te lo dico magari super giù su questa partita, che ci si deve fare troppo affidamento solo su di lui. Alla fine un giocatore anche di quei livelli, alla fine di una gara, al quinto set, infatti Perugia ha giocato un brutto quinto set, arrivi un po' scarico, no? Ma praticamente non ha giocato, da rammaricarsi soprattutto per De Cecco, probabilmente che stava pensando al contratto triennale che sembra che abbia già firmato. Non è riuscito a essere assolutamente concreto nelle fasi importanti, cosa che invece è riuscito a fare molto bene Fefe De Giorgi. Ha messo Beniek titolare, ha alternato Diamantini, ha giocato jolly molto importanti con Giricova. È stata un pallavolo veramente corale. E poi vabbè, Simone lo sappiamo, può battere bene, può battere forte, ma Leal è stato abilissimo a riprendersi e poi giocare il punto importante. Allora io direi, facciamo una cosa, abbiamo tante voci, però vediamo quella più importante, intervista sì? esclusiva a Osmani Quantorena, un Osmani Quantorena che non ha più dolori, improvvisamente non si lamenta più. C'aveva i crampi, quando c'è da giocare sa veramente cosa fare in campo. Lo andiamo a ascoltare. MVP e poi la Coppa, l'ennesima. Quante ne hai vinte, Osmani? 5, credo 5. No, MVP sicuramente tutta la squadra, questo gruppo ha lottato e ha meritato, insomma, questa Coppa. L'abbiamo vinta dopo una grande battaglia, 2 ore e mezza, quindi complimenti a tutta la squadra e siamo stati veramente fantastici. Una Civitanova che rinasce, ha sempre questa grande voglia, vincere è l'unico obiettivo vostro? Sicuramente, è una squadra fatta per vincere, e come lo è Perugia, sicuramente è una squadra di altissimo livello, hanno giocato anche loro una grande pallavolo, noi siamo stati sicuramente più bravi, più continui nel gioco e l'abbiamo meritata. Dai, porco! Non dire le parolacce, Osmani, eh? Cosa significa essere oramai italiano, mezzo italiano, tutto italiano, cubano, italiano, cosa significa? Ragazzi, è bello, è quello che mi ha permesso, insomma, di fare tutte queste coppe, queste vittorie, quindi io sono molto felice, sicuramente per il gruppo, per la città, per la società, per i tifosi che sono venuti fino ad oggi, insomma, ad urlare con noi, a soffrire, quindi... Che ti devo dire? Una grandissima vittoria, dai. Se ti dico adesso, scudetto, Champions League, ripeterla un'altra volta, e poi nazionale, perché c'è Tokyo 2020. Sì, la nazionale è lunga, e diciamo questa stagione ho vinto il mio quinto mondiale e la mia quinta Coppa Italia, quindi andiamo a caccia della quinta Champions e stesso scudetto, perché no? Ragazzi, bisogna sognare e noi lavoriamo per questo. E sicuramente ci sono altre squadre, però noi ci siamo e sicuramente lotteremo fino alla fine per portare a casa tutti questi trofei. Dì la cosa di cuore ai tuoi ragazzi e ai tuoi compagni da capitano di questa squadra. Niente, io ringrazio sicuramente alla squadra, allo staff, perché c'è gente comunque che ha lavorato tanto, che viene, insomma, non viene presentata, non è protagonista, però sono tutti meritabili di questa vittoria, quindi bravi ragazzi, non ci fermiamo qua, c'è tanto ancora da lavorare, da migliorare, sicuramente possiamo migliorare e possiamo vincere ancora. L'ombra, il fenomeno della Lupe Civitanova, ricordiamo che è cresciuto a Trento, sostanzialmente è scoperto a Trento e poi a Civitanova sta vincendo di tutto. Io voglio andare subito da Massimo Righi. Come ti senti, Massimo, da amministratore delegato di una Lega che ha tutti questi campioni e soprattutto che dà questo senso dello spettacolo Casalecchio di Reno, terra del basket, la Bologna? Tra l'altro tu sei un grande appassionato di basket, vedere con tutta quella gente, che significa? Avrai delle emozioni forti, penso di sì, no?
Emozioni fortissime, però visto che hai introdotto il basket, facciamo la carambata e salutiamo Michelini che è stato un mio allenatore, quindi un'altra vita positiva, facciamo la carambata. È chiaro che le emozioni sono tante, tantissime, abbiamo avuto la possibilità di organizzare un evento bene, penso, perché tutto sommato credo che sia venuto abbastanza bene, ma lo spettacolo in campo è stato il vero protagonista di tutto. Per me è un vero onore poter rappresentare questa Lega in Italia, nel mondo. Noi siamo molto stimati nel mondo, molto di più probabilmente che in Italia, però le emozioni sono violentissime anche per noi che stiamo, diciamo, dietro le quinte. Ma senza questi grandi presidenti, grandi strutture societarie, tutto questo non sarebbe possibile, quindi il merito va sicuramente a loro, ma a me va ai giocatori, perché abbiamo protagonisti pazzeschi, e poi credo comunque che un plauso vada veramente a tutto un sistema che funziona perfettamente dalla base fino al vertice, una filiera meravigliosa. Il mondo della pallavolo è veramente molto dopo quello. Grazie Massimo, noi ti ringraziamo per la tua gentilezza, hai risposto prontamente a questo invito e chiaramente speriamo di vedere subito tanta pallavolo. Vorrà dire che se avverrà presto, che anche la questione coronavirus sta in qualche modo migliorando, quindi buon lavoro, noi ci vedremo, speriamo sui campi presto, insomma, no? Grazie, buon lavoro a te. Grazie. Aspetti un attimo, Massimo, un attimo solo, perché c'è il nostro Michelini che voleva salutarla. Volevo svelare un segreto agli amici a Milano. Massimo Righi, quando giocava a pallacanestro, lo ricordo, aveva questa capacità assoluta che di essere uomo di raccordo, che metteva in equilibrio tutti i propri compagni, quella visione che gli ha permesso poi di essere quel manager ad alto livello. Quindi alla fine lo sport, qualsiasi tu faccia di squadra, ti dà una visione migliore. Che ne troppo dite, buono, ragazzi, là a Milano? Troppo buono, grazie mille Stefano, grazie mille veramente. Un bel complimento, grazie a Massimo Righi per essere stato con noi, e adesso do subito la linea a Stefania Cappa, che ci aggiorna sui risultati delle partite della Champions League. Il calcio, andiamo con Stefania Cappa. Sì, infatti finisce Napoli-Barcellona un testa a testa 1-1, mentre invece il Bayern-Monaco supera per 3-0 il Chelsea, e domani ci sarà la Juventus impegnata contro il Lione. Ecco, non erano grazie Stefania, e noi adesso torniamo a parlare di pallavolo, torniamo appunto dai nostri colleghi di Milano, dove ci scusiamo per le immagini che non erano relative alla Champions League, quelle di prima, e andiamo da Maurizio Colantoni per continuare il nostro viaggio all'interno del volley italiano. Finiamo il discorso della Coppa Italia con i nostri ospiti. Abbiamo anche altre voci importanti. Parlavamo prima di Leal parla pochissimo italiano, ma insomma questa volta ha voluto parlare. C'è Simone, c'è Bruno, li vogliamo sentire e poi rientriamo. Poi c'è anche un festeggiamento particolare che insomma andremo a vedere insieme. Leal parla pochissimo, però l'italiano lo capisce benissimo. Dico, cosa significa per te questa Coppa Italia? Tu che hai rinnovato adesso con la Lupe, cosa significa la Lupe? Cosa significa ancora un risultato importante? Significa tantissimo, credo che la Coppa Italia è la unica che hanno fatto questi anni. Abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo creduto punti a punti e alla fine abbiamo vinto una grande partita. Ma alla fine noi siamo vita molto felici. Com'è questa Lupe? Com'è all'interno, il gruppo, com'è? Il gruppo è fantastico, una Lupe che non mola nunca. Ritrovare vicino a te Simone, compagno di nazionale, tempi di Cuba, che com'è? E qui chi va battuto, perché c'è Bruno. Questi due si incazzano sempre con me, quando non palleggio mi guardano male. Io devo, sai, sempre gestirli, sono sempre guardando male, sono più grandi di me, possono... Capito? Per questo io ho provato di dare la palla, chiedo scusa. Avete ricominciato da dove avete lasciato, no? Sì, abbiamo calato il poker, no? È una cosa questa veramente bella. È una squadra che ogni volta dimostra una forza, proprio una resilienza e la forza del gruppo. Oggi un'altra volta, sempre che entrano qualcuno della panchina, è sempre importantissimo. Per questo questa è la forza della squadra. È veramente stato... lo show della pallavolo qua in una finale, che meritavano un spettacolo così la pallavolo mondiale. Penso che Perugia ha fatto molto bene, hanno fatto delle belle cose anche noi. E alla fine, per mancanza di poche cose, abbiamo vinto, abbiamo risolto bene anche dei palloni alti, quindi questo ci ha portato un po' a vincere. Quindi
grazie a quello e grazie a tifosi, grazie a tutti che sono venuti qua a vedere questo show della pallavolo mondiale. Ecco, questa è la festa, questa è una parte della festa in spogliatoio, che lo chiederà Santi. De Cecco, un po' più dalla parte tua, oppure Domingo, Bruno? Cioè, tu se dovessi... o non Giannelli ti dico scegliere, dalla parte mia? No, Giannelli adesso non c'è, stiamo parlando della finale. Andrea, tu sempre devi mettere questo, no? Giannelli è un fenomeno. Io tengo per italiano, l'Italia. È il nostro certo. palleggiatore della nazionale. E tu sei naturalizzato, vabbè, detto questo. Un bel mix. No, ma come stile? De Cecco è argentino, sì. Quindi più vicino a te. Allora, io ti posso dire quello che ammiro di ognuno. Cioè, beh, non, dimmi non una cosa bella che hai detto tu. Ho un bel rapporto con tutti e due. Certo, quindi, lo so. Allora, io di Lucio, di De Cecco, sicuramente le mani e la forza che ha nelle mani per spingere la palla a quella velocità, secondo me nessun altro al mondo. In quello è forte, forte. Veramente. È il numero uno. E di Bruno c'è cioè quello che ammiro, la sua capacità di gestire essere l'uomo cioè cambiare squadra, le partite, essere l'uomo squadra, sì. Quello che c'è cioè, il riferimento, leader. Il leader, cioè quella sua capacità, secondo me, oltre al gioco, no? È quello che ammiro di più di lui. Vediamo il festeggiamento, perché c'è stato un bel festeggiamento nello spogliatoio, così chiudiamo la parentesi. Eccoci qua! No! Non c'è nessuno! Ragazzi! Non c'è nessuno! Non sono! Bravo, Camille! Bravo, dopo la nostra Queste sono immagini esclusive, veramente la Lube ce l'ha date, l'abbiamo fatte solamente grazie a loro. Si conclude così questa Coppa Italia. La Civitanova, lo chiedo a te, è la squadra veramente da battere, oppure questo è un campionato il più bello del mondo, che dove ancora può succedere di tutto, perché abbiamo altre squadre molto molto forti, da Trento a Perugia fino a Modena, no? E le quattro squadre che sono arrivate rappresentano il GOAT della pallavolo internazionale. Non è un caso che tutti abbiano poi caratterizzato questa finale come una finale degna di un mondiale o di un'olimpiade. Penso che l'allenatore Ferdinando De Giorgi in questo sia riuscito a dare le chiavi a Bruninho per cercare di gestire la squadra nella scorsa stagione, e quindi nei playoff ci sarà un bel po' di filo da torcere per battere Ligna. Adesso può tornare a voi, poi torneremo dopo, perché abbiamo da raccontare qualcosa di Santi, cioè abbiamo delle cose. Riguarda il nostro pallavolista Santi Orduna, vediamo. Allora, ecco Maria, adesso c'è un piccolo contributo che proprio fa ricordare il basket anche a un pallavolista, guardiamolo. Allora ragazzi, allora proveremo a spiegarti velocemente come si fa a preparare il mate. Questo mate, la tua bevanda, no? Sì, adesso non è consigliatissimo di bere il mate, perché si beve, c'è cioè, trasmissioni, cioè, coronavirus, quindi è meglio lontani, stare pochi baci, da solo, pochi... sì, perché sai, in Argentina il mate c'è non solo che una bevanda, un infuso molto comune, cioè, si beve sempre in compagnia, si beve uno, si passa agli amici, alla moglie, alla fidanzata, alla famiglia, però sì. Hai detto una parola, dimmi. Moglie, non so se... Da studio hanno qualche altra cosina sulla moglie di Santi Orduna, dall'altro Lucilla De Luca, ex giocatrice di pallavolo, giovanissima, insomma, ha fatto il libero fino a poco tempo fa, ma adesso sta prendendo un'altra strada. Io non lo so se da Roma hanno qualche altra curiosità. È da 8 mesi che sta prendendo delle strade. Scadenza 10 aprile. Noi non siamo pronti? Sì, siamo pronti, non so se siamo pronti, ma avrà sicuramente tanto amore. Si apre
scrivono nei commenti per capire se questo pancione ci arriva quella data. Ciao a tutti! Santi papà. Sì. Santi papà, è bella questa cosa. Come ti senti con questa cosa? No, bene, contento, molto, molto contenti. E sono già 34 settimane che siamo in attesa. Manca poco, sì. Speriamo per i playoff. Un bel regalino per i playoff. Sarà la scadenza, sì, proprio se va avanti il campionato tutto come deve essere, per la prima settimana d'aprile diventiamo papà e mamà. Santi Orduno, lo chiedo a te, Andrea, e poi abbiamo anche delle belle immagini su Santi che gioca. Sono un esperto ostetrico. Tu sei giocato a pallavolo, no? Sì, sì, assolutamente. Ecco. Giocavo con 35.000 bambini, perché sono esperto in ostetrizia, pediatria, qualsiasi tipo di cosa. Però ti chiedo, intanto la figura del palleggiatore oggi come è cambiata rispetto al passato? Lui gioca la vero volley Monza, non ve la passate benissimo, se era metà campionato, qualche aspettativa più c'era perché avete preso un opposto campione del mondo, Kurek, però c'è tempo per arrivare bene ai playoff. Adesso vedremo qualche tua immagine. Che palleggiatore è Santi? Bah, classe. Abbiamo Giannelli, tutti quelli che hai raccontato tu, e poi classe sudamericana, d'altronde la classe è quella. Non è che possiamo far giocare Santi Orduna come Simone Giannelli, ma né tanto meno prendere Simone Giannelli e farlo giocare come Maurizio. Il tentativo è stato quello. L'importante è cercare ovviamente di trovare una propria personalità, avere dei modelli sono importantissimi, no? Cioè, da Maurizio, che quando ha iniziato poi a giocare piano piano si è evoluto, a Waldo Cantor, tutti i palleggiatori che hanno influenzato non solo ovviamente qui il papà, neo papà Orduna, ma anche il papà di Orduna. Beh, che ovviamente di pallavolo ne ha masticato un bel po'. Tu sai che papà Orduna, dopo la nazionale, dopo insomma i giochi olimpici, dopo i mondiali, adesso allena il club Italia spagnolo, prepara i giovani, no? Infatti sì, papà adesso in Spagna, cioè quella foto che si è intravisto prima, sì, che ero, ero io da piccolo che schiacciavo, sì, che avevo forse 6 anni, in camera con una rete fatta da mia mamma, quindi eccola qua, ce la fanno rivedere, vedi? Sì, sì, sì. Allora pensa che adesso ne facciamo giocare i bambini con anche un filo tra due sedie, perché giocando a spikeball con i piedi a terra i bambini iniziano a schiacciare già, quindi anche nelle loro camerette, nelle loro classi, nei corridoi possono giocare e divertirsi. Infatti la forma, il modo più bello di imparare è divertirsi e giocare da piccolo in quel modo, potendo fare tutto quello che fanno i più grandi. Bravo. Creatività e capacità poi di arrivare subito a mettere quella schiacciata e divertendosi. Abbiamo parlato di giovani, parli di giovani. Io sempre. Papà Orduna allena il Club Italia, Velasco in questi giorni sta facendo questo grande giro, lui adesso ha un nuovo ruolo, chiaramente si occupa dei giovani della nostra federazione, è tornato in federazione, esatto, sì, direttore generale delle squadre giovanili. Nazionali giovanili, sta girando, sta parlando con gli allenatori, andiamo a sentire cosa ci ha detto e poi vediamo anche qualche immagine di questo incontro che c'è stato a Monterotondo. Ma il movimento giovanile maschile in Italia è, secondo me, è molto meglio di quello che mi dicevano quando ho preso questo lavoro. Ci sono tanti ragazzi validi e dobbiamo però pensare non solo ai migliori, ma dobbiamo pensare a tutti. Io sono uno che sono nato nel settore giovanile e amavo lavorare con i giovani. Addirittura quando mi hanno offerto la prima volta la prima squadra nel mio club, nel Ferrocorrido Est, io non volevo accettare, mi hanno dovuto convincere, poi volevo continuare a allenare i giovani. Mi trovo molto bene, la federazione mi sta appoggiando totalmente e il fatto che abbiamo le possibilità di organizzare partite internazionali per tutte le nazionali sono sforzi notevoli che la federazione sta facendo per migliorare l'attività del settore giovanile maschile. L'Italia a Tokyo la vedo bene, però ci sono altre squadre che stanno molto bene pure. Quello che secondo me bisognerebbe cambiare nella nostra cultura è che si parla sempre che la unica cosa che manca all'Italia è la medaglia d'oro. Io, per dirla chiaramente come di solito parlo, mi sembra molto presuntuoso questa cosa qua, perché oltretutto mette una pressione enorme, enorme a ogni squadra che va a giocare l'Olimpiada, che sembra che è un obbligo, che gli manca quello, e a forza di parlare di quello poi prendiamo paura se qualifichiamo meno. Io credo che bisogna avere l'umiltà di andare a giocare sapendo che un torneo è molto difficile, ma anche la consapevolezza che l'Italia rimane uno dei paesi più forti del pallavolo al mondo.
magari non è la squadra più forte in questo momento, però bisogna giocare partita per partita. Questo è Julio Velasco, insomma, il guru, no? Tuo allenatore, avete vinto 30 tanto, anni trentennale del 1990. Passare, mamma mia, Velasco, tanta roba, sì, sì. Vabbè. Velasco, parliamo un po', adesso ci sono delle immagini del fuoricampo di questo incontro a Monterotondo, 500 allenatori a lezione, proprio da eccolo qua, a lezione di questo grandissimo... Ovunque va Maurizio c'è sì, il sold out. C'è il sold out perché, insomma, ha tante cose... Velasco ti metti lì, l'ascolti, ci potresti stare anche una giornata intera a sentire. Questo è il giro che sta facendo in Italia, sta avendo tantissimo successo, sta lavorando bene su giovani, sul futuro della nostra federazione, proprio perché il settore maschile ha qualche problemino in più, il femminile sta effettivamente un pochino più avanti, lo si vede anche con la nazionale, che c'è stato il cambio generazionale. Guarda, per la prima volta nell'arco di questi 10 anni c'è stata un'inversione di tesseramenti e il numero dei maschi è aumentato, grazie alla capacità di andare sul territorio con Volese 3, legare le storie di giocatori li saluto. Del passato con quelli del presente, con i bambini. Con scuole, i bambini. Territorio, società, Velasco, Colantoni, Rai Sport. Santi Orduna, e quindi salute noi tutti. Siamo con questa chiusura, con un grande... Noi vi ringraziamo da... Non so se ci sono delle domande da studio, però Maurizio, sennò io sono... E io volevo fare gli auguri a Santi Orduna e a sua moglie Lucilla per questo arrivo del loro primo bambino, mi sembra, vero? Sì. Un ordunino. Bene, tanti auguri, grazie a tutti voi da Milano. Ti salutiamo. Grazie, adesso passiamo al basket con una chicca che ha trovato sempre la nostra Stefania Cappa sui social. E sì, questa volta parliamo di un ragazzo molto giovane, 16 anni, Matteo Spagnolo, un ex stellino della Stella Azzurra, appunto, che è andato al Real Madrid. Guardate che...